Allora, buonasera a tutti. Siamo molto felici, io sono molto felice di accompagnare Enzo in questo viaggio tra le parole e l'arte. Mi metto più vicino, scusatemi. E di farlo soprattutto in questo. Sì, oramai ci conosciamo da un po' di Quando è venuto tempo. per la prima volta a Deboli a presentare il suo primo libro, il suo primo romanzo, Ritrovarsi, Ritrovarsi. lei è assessore, quindi in radio abbiamo Un po' di fatto fare tempo fa, questo debutto a un po' di tempo Raffaele fa. e poi l'abbiamo trattenuto qua. Sì, abbiamo fatto tante cose, ma Eboli poi, tra l'altro, è stata sempre molto, come dire, fiorente da un punto di vista culturale, quindi non si può che continuare a produrre cultura e bellezza. E quindi mi fa molto piacere stasera di avere l'onore di presentare in qualità di presidente del Lion Club Eboli Valle del Sele e con il professore Pietro Pinto questo bellissimo libro, romanzo di Raffaele Messina, Artemisia, i colori delle stelle. Voglio ringraziare i ragazzi del Liceo Scientifico Gallotta che hanno iniziato un percorso di radio, quindi di redazione, e quindi sono qui in qualità proprio di giornalisti, intervistatori, e Daniele Di Lauri che ci accompagnerà con la sua arte nobile della musica in questo viaggio bellissimo. Ovviamente questo è un luogo storico della nostra città. La nostra città che ha tante magagne, insomma, tanti problemi, ma anche tante bellezze. E prima di far illustrare al Cavaliere Barra, che ringraziamo per l'ospitalità in questa bellissima chiesa di Nicola di Scola Greca, San Nicola di Scola Greca, io vorrei salutare il sindaco della città di Eboli, Mario Conte, e passare a lui la parola per un saluto, ringraziandolo di essere presente perché, devo dire la verità, è sempre molto presente e molto puntuale quando la città propone le sue iniziative culturali e non solo. Quindi grazie. Grazie come sempre dell'invito. Stasera ho battuto anche la mia presidente della cultura Lucillo Polita che sempre mi precede, questa volta l'ho fatta prima io, quindi grazie per essere venuta Lucilla. Io confesso non ho letto il libro, però mi sono un po' informato su Artemisia e quindi io, credo che il libro tratterà di questa donna, di questa artista del 1600 se non sbaglio, che è stata anche simbolo del femminismo per la sua vicenda artistica e anche umana che ha vissuto in quell'epoca. Una donna che addirittura avrebbe subito uno stupro, c'è stato anche un processo e come avvocato ovviamente mi ha incuriosito anche la vicenda processuale di questa donna e come tutti i processi che riguardano purtroppo, devo dire, queste tematiche, quelle delle violenze sessuali, poi come dire si mette in dubbio se questo fosse un fatto vero oppure no. Ma credo invece questa donna ha, come dire, denunciato il fatto insieme al papà, Orazio Gentileschi, e hanno quindi portato avanti il processo fino in fondo. Quindi hanno avuto il coraggio di farlo. Questo ovviamente ha esposto quest'artista e questa donna anche delle conseguenze dal punto di vista proprio della sua carriera, che poi ha recuperato molto bene perché evidentemente aveva un grande talento. Quindi il talento, ma anche la forza di carattere di questa donna hanno prevalso sulle maldicenze e sui pregiudizi. E questo purtroppo non avveniva solo nel 1600, ma purtroppo avviene anche oggi. Ecco perché è interessante questo libro. Sicuramente l'autore ha trattato, credo, qualche aspetto, forse anche più, diciamo, come romanzo, ma credo sia molto legato poi a questa storia così, così diciamo, importante. Così significativa, ecco, per una donna e per l'artista. Poi so che ha avuto quest'artista anche una vicenda positiva a Londra insieme al papà, quindi come artista ha avuto anche lì un successo importante e soprattutto l'ha avuto a Napoli, quando lei ha avuto un primo incarico importante per quanto riguarda, credo, la chiesa di Pozzuoli. Quindi è una bella storia, quindi è un bel libro sicuramente che catturerà la curiosità del lettore. Quindi io ringrazio l'autore per questa
per aver voluto presentare questo libro qui ad Eboli. Ringrazio ovviamente il Lions, che è sempre così attenta alle problematiche culturali della città e non solo. Ieri sera c'erano anche alcuni di ieri sera, ci riproponiamo, ma credo che c'è molta gente invece che ieri sera non c'era, perché ieri sera abbiamo presentato un altro libro di Ornella Trotta, anche sempre grazie all'attenzione, al lavoro che fa Peppe Barre, che vedo qui presente anche questa sera, e lo ringrazio per tutto quello che lui fa per la cultura e per la diffusione della cultura, così come il nostro Vincenzo Pietro Pinto, che ogni settimana quasi mi invita a una manifestazione. Io sono sempre, quando è possibile, sono sempre presente, perché ritengo che la cultura e la diffusione della cultura in una città è qualcosa, è un'opera molto importante. Non è un'opera che spesso fa consensi, Vincenzo, Peppe, cioè è più facile fare altro, è molto difficile fare cultura e diffondere la cultura, però questa è un'opera importantissima che gli amministratori, così come io e Lucilla Polite, cerchiamo tutti i giorni nel nostro quotidiano lavoro di amministratori, cercare di diffondere, di, come dire, accompagnare come amministrazione. E la cosa ancora più bella è che ci sono anche i ragazzi, questa sera i ragazzi del liceo scientifico, anche ieri sera c'è un'altra delegazione del liceo scientifico, quindi questo è molto importante, cioè mettere insieme queste cose, ragazzi, giovani, meno giovani, ma soprattutto mettere all'attenzione di tutti la cultura. Grazie a tutti e ovviamente buon proseguimento. Allora, sì, lo diceva il sindaco prima, il cavaliere Barra, che mi ricordava ieri, sono 34 anni che si spende per la cultura, per la promozione culturale, la conoscenza della bellezza della nostra città, che si apre anche tantissimo fuori dai confini provinciali, regionali, e siamo arrivati addirittura oltre Italia, insomma, siamo oramai con il saggio diventati un riferimento internazionale. Io vorrei approfittare della presenza del cavaliere Barra perché prima di iniziare l'avventura con Artemisia Gentileschi e parlare della bellezza dell'arte, ci troviamo in un posto ricco di arte e di storia che sicuramente meglio di me ci può raccontare il cavaliere Barra. Buonasera a tutti. Allora, noi del saggio, dietro così? Allora, noi del saggio stampiamo 5.000 copie al mese e diciamo che il nostro giornale è diffuso in tutto il mondo perché collaborano dalla Spagna, dall'Australia, dal Brasile, dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Chi lo legge sa bene da dove provengono i collaboratori. Noi stiamo in questa chiesa, anche stasera ci sono tanti giovani e tante persone che non la conoscono perfettamente, sanno che qui c'è stato Don Donato, sanno Don Fernando, Don Patron, eccetera, eccetera. Però questa è la chiesa più antica di Eboli che ancora funziona, si dice la messa tutti i giorni, e in questa chiesa c'è la statua più antica di Eboli, Santa Maria del Carmine, che è la seconda cappella sulla vostra sinistra. E c'è la statua più nuova, che è la prima cappella sulla vostra sinistra, che sarà benedetta il giorno 17. È la statua di San Berniero, San Berniero patrono di Eboli, è patrono di Eboli insieme a San Vito. Non voglio dire con patrono, perché molti si confondono. Con patrono sembra una cosa che è di secondo livello, invece con patrono significa insieme. Allora, in questa chiesa si possono ammirare tante cose belle. Quando volete fare una visita guidata, non solo a questa chiesa, ma a tutto il territorio di Eboli, potete chiamare al Centro Culturale Studi Storici, io ve la farò, o ve la farò fare. Dipende dai giorni, se sono libero o no. Allora, molti ci chiedono perché, visto che voi avete una casa editrice, fate presentare libri che non avete editato voi? Ebbene, per me la risposta è facile, perché il libro o lo edito io o lo edita un'altra casa editrice, è un libro. Nel libro c'è una persona,
c'è l'autore, c'è una storia, c'è un qualcosa che resta. Io amo i libri nella mia biblioteca ce ne sono dal 500 ad oggi. Naturalmente io conservo solo libri di storia del territorio, ma non solo di Eboli, ma tutta la provincia, tutto il meridione, perché la storia non è solo Eboli, ma la storia è l'insieme di tanti territori, di tanti personaggi. Allora io consiglio, specialmente ai giovani, di fare una cosa. Ogni tanto spegnete i telefonini e televisione, prendete un libro. Il libro è importante, vi rende liberi, liberi di pensare, di agire. Mi raccomando, leggete, perché chi legge diventa un'altra persona. Io voglio salutare l'amministrazione comunale, voglio salutare l'autore, Messina, Vincenzo Pietropinto, la professoressa Angela La Monica, Antonio Durante che sta al service, e questo ragazzo con la chitarra, non so come si chiama, ma dopo... Daniele. Ah, è Daniele, figlio di Gasper. Ciao Gasper. Noi a Eboli abbiamo tante belle persone, tante persone in gamba. Cerchiamo di non farle andare via, perché è importante. Grazie a tutti e vado a sedere. E iniziamo. Grazie, Cavaliere Barra, grazie di tutto, davvero. Allora, cominciamo a presentare l'autore. Io l'ho conosciuto qualche anno fa, ne ho apprezzato la scrittura e da quel primo incontro, dalla pubblicazione di Ritrovarsi nel 2018, Raffaele Messina ha scritto ancora diversi romanzi nella Bottega di Caravaggio, sempre edito da Colonnese, e con la coda dell'occhio una raccolta edito da Homo Scrivens, Masaniello innamorato e altri racconti Colonnese, e poi questo su Artemisia Gentileschi, docente, scrittore, di penna estremamente raffinata, dottore di ricerca e italianistica, esperto di didattica della letteratura, autore di saggi storico-letterari, manuali scolastici, collabora alla rivista L'Espresso Napoletano e al giornale Il Quotidiano del Sud. Riduttiva, insomma, questa biografia, ma giusto per introdurre uno scrittore che abbiamo avuto appunto il piacere di incontrare già diversi anni fa e che con questo romanzo ci presenta una donna moderna. Parliamo di una donna vissuta nel Seicento, in pieno barocco, una paladina delle donne contro la violenza maschile, che ha messo l'arte, nell'arte i sentimenti di passione, di violenza e vendetta, una figura che però è stata a lungo dimenticata. Artemisia Gentileschi, la pittora, come amava definirsi, è considerata un'icona femminista ante litteram e diciamo che poi lo vedremo attraverso quello che seguirà, no? nel racconto di quest'opera, traspare la figura, una figura molto potente, molto moderna, di una donna che ha subito un danno enorme ma che ha saputo rialzarsi e farsi strada in un mondo estremamente maschile, anche da un punto di vista appunto di committenza artistica. Nel 1611 infatti subisce una violenza sessuale da parte di un amico del padre, Agostino Tassi, e all'epoca fece estremamente scalpore questo processo, perché diciamo che la violenza non era considerata un delitto così come oggi, perché diciamo rientrava solo nell'ambito della disapprovazione sociale, tant'è che il processo verrà intentato dal padre, neanche dalla stessa Artemisia. Volevo solo dire che
Raffaele ha riletto un po' la vita di Artemisia, ha fatto una ricerca approfondita, si evince dal romanzo, diversi livelli di ricerca da un punto di vista letterario, storico, artistico, e poi vi invito a leggere questo romanzo. Noterete una fusione mirabile tra la realtà e l'immaginazione, e raccontata quindi questa storia a tratti estremamente drammatica con uno stile raffinato e fluido. È vero, parliamo di fatti realmente accaduti, ma delle mancanze, dei vuoti di storici Raffaele li ha colmati mirabilmente con la sua penna. Io però vorrei passare il microfono, anzi l'archetto, a Enzo, perché comincia a farci entrare proprio all'interno del romanzo stesso. Va bene. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti e grazie per la vostra presenza. Grazie a Raffaele che ci ha ancora una volta onorato. Grazie al sindaco e grazie ad Angela che mi fa da spalla anche questa sera, anzi ci facciamo da spalla entrambi. Artemisia è una figura molto molto importante, specialmente in questi periodi, no? In cui le figure femminili sono sempre prese d'assalto, insomma, con tutte queste violenze che quotidianamente ci accompagnano. E Artemisia ha sviluppato e imparò la pittura confinata entro le mura domestiche. Lei è l'unica figlia femmina tra tre fratelli, più la presenza del padre. Quindi la pittura in passato, nel 500 e nel 600, era una prerogativa prettamente maschile, e lei ha intrapreso questa avventura nel mondo della pittura esaltandone le ricchezze e filtrandone tutte i trucchi, le esperienze, le colorazioni, eccetera, dal padre. Quindi poi è diventata talmente esperta da rubarne quasi il mestiere. E Caravaggio è stato molto molto influente, infatti lei attraversa vari periodi tra Roma, Bologna, Firenze, anche Londra, ma alla fine a Napoli dà il meglio di sé, proprio per la presenza che c'è stata precedentemente di Caravaggio. Roma, dicevo, era molto fervente in quel periodo, anche se dal punto di vista sociale era piena di mendicanti, di prostituti, di ladri, in città che affollata da numerosissimi pellegrini, perché volevano riscoprire o scoprire l'arte vera e propria, e anche di artisti, soprattutto da Firenze, e che aveva durante questo periodo, durante il Cinquecento, ben due rampolli della famiglia dei Medici diventarono Papa con il nome di Leone X e di Clemente VII. Ma quello che ha reso famosa Artemisia all'epoca fu la reazione allo stupro subito e il suo voler portare avanti il discorso di essere tutelata, sopportando un processo molto molto forte in cui ha reagito con veemenza e quindi ha imposto quelle che erano le sue convinzioni, le sue idee. Però non continuo più, adesso passiamo alle... Sì. Sì. Come mai Artemisia, cioè nel panorama femminile, dei personaggi femminili, la tua attenzione si è... Devi accendere. Sì, no, ma tanto la voce si sente. La tua attenzione si è incentrata sulla figura di Artemisia Gentileschi, così poi magari con le letture entriamo proprio nel vivo del racconto. Sì. Però volevo capire perché, non svelo I colori delle stelle perché è un finale meraviglioso, però Artemisia, perché Artemisia? Grazie per l'accoglienza innanzitutto. Qui vedo veramente una comunità raccolta in questo scrigno, in questo gioiello che è il logo di Fede, ma è luogo d'arte. Ritrovare tanti amici a vario titolo, l'impegno di Vincenzo, Pietro Pinto, i Lions, di Angela, la Monica, l'attività culturale di Peppe Barra e soprattutto la presenza del sindaco, in qualche modo, che esprime come dire, l'abbraccio di questa città, mi riempie di onore. Artemisia Gentileschi. Perché? Perché Artemisia Gentileschi andava sottratta
quest'uso strumentale della donna che è grande ed è ricordata solo perché ha subito uno stupro e si è vendicata dipingendo un maschio sgozzato. Il contrario di quello che è il luogo comune. Oggi, in un servizio che è andato in onda su TGR Petrarca, su Rai 3, ricordavo che di tanti dolori, tra cui anche quello dello stupro, Artemisia ha conosciuto anche il dolore della madre che perde la bellezza di 3 figli. Artemisia non è stata solo una grande pittrice, è stata una grande donna. Ha avuto 5 gravidanze. Di questi 5 figli ne ha persi 3 maschi, nei primi anni di vita. Io penso che il dolore più grande sia stato quello di aver perso il bambino poco prima che compisse 3 anni. Gli altri li ha persi, uno meno di un anno, un altro non ricordo bene, ma l'altro. Che cosa fa un bambino a 3 anni? Cos'è il tempo di sperimentare una madre di fronte ad un bambino che ha 3 anni? Lo ha attaccato al seno. Si è sentita chiamare mamma. Lo ha visto caracollare verso di sé. Lo ha preso in braccio, in quello stesso abbraccio questo figlio si raffredda. Allora noi vogliamo ridurre questo a dato, come dire, anagrafico. Io ho dedicato un intero capitolo a quello che deve essere il dolore, il ricordo di un figlio morto in una Napoli che non a caso 15 anni prima aveva edificato quello che oggi è il tempio del culto delle anime, no? C'è una chiesa in via Tribunale, nel centro antico, le anime purganti. Lì, vedete, c'è un quadro di Massimo Stanzione, pittore romano come Artemisia, tutte e due sono arrivati insieme a Napoli negli anni 30, amici. Allora, sulla pala dell'altare in quella chiesa c'è un quadro di Massimo Stanzione. Io ho immaginato, perché non ci sono documenti, che in quella nuova chiesa, che ha un livello superiore con questi capolavori d'arte, poi ha una cripta spoglia dove c'erano e ci sono soltanto teschi. Ho immaginato che sicuramente questa nuova chiesa Massimo Stanzione avrà portato la sua amica a osservare il proprio quadro, le spalle dell'altare. Ma ho immaginato anche che Artemisia ci sia tornata qualche volta da sola, lasciandosi coinvolgere in quel culto delle anime dei morti e abbia pianto i propri figli, i propri figli. E questo è così, e poi mi fermo, e questo è ad esempio un modo in cui io penso si possa inventare senza tradire. Giustamente Angela, Vincenzo prima sottolineavano che insomma leggendo si percepisce un certo lavoro di scavo bibliografico. Io spero che non l'abbiano percepito troppo, perché una cosa è lo scavo, sono le conoscenze, altra cosa è la capacità di tradurre in racconto i dati di fatto. Io certo ho studiato gli atti processuali, vari epistolari di Artemisia, ma poi la capacità deve essere quella di dimenticare tutto questo. Io non racconto il processo, non racconto gli atti processuali, ma tutte le false testimonianze che furono inscenate all'interno del processo io le traduco ad esempio in discorsi triviali all'interno di un'osteria, oppure in discorsi attraverso i carcerati. Vabbè, Agostino Tassi è in carcere, gli altri vogliono sapere se veramente l'ha posseduta e come l'ha posseduta. Ecco, allora qui parliamo di Artemisia, però io ho scritto un romanzo e diciamo che
ci sono due livelli. Da un lato è il discorso di conoscenza e di approfondimento di un autore, cercando di sfrondare una personalità grande da quel luogo comune, da quello stereotipo che l'ha ingabbiata, e vedere se per caso non c'è dell'altro che anche possa renderla più interessante. Dall'altro poi c'è il livello della narrazione, che deve essere quello della capacità di prendere ciascuno degli amici che ha questo libro in mano e levitarlo, fargli dimenticare dove è seduto e portarlo a rivivere una situazione, a immedesimarsi. Io mi sono commosso a scrivere questo romanzo, soprattutto in alcuni passaggi, e spero che possiate emozionarvi anche voi poi nel leggerlo. Allora, entriamo nel vivo, no, del racconto, nelle parole dell'autore e nella storia di Artemisia. Alta e florida, dai fianchi larghi, sui quali si adagiava il piano rosso cremisi del suo vestito più bello. Liberò il viso dai lunghi boccoli ramate con un movimento netto del capo. Liberò il viso e scoprì il profilo aggraziato, la fossettina al mento, le labbra vivide. Poi diede respiro al seno prosperoso che palpitava sotto la camicetta bianca e a sfida piantò gli occhi color delle castagne in faccia al suo interlocutore. Si sentì determinata dunque, determinata a resistere. «Ve lo ripeto per l'ultima volta», le disse il giudice inquisitore. «Se non avete detto la verità, siete ancora in tempo per ritrattare le vostre accuse. Artemisia d'Orazio Gentileschi, volete ritrattare? No, quello che ho detto è la verità». Da questa prima lettura si evince, a parte la presenza esterna di Artemisia, descrizione fisica, una donna bella, prosperosa, che esprime la sua femminilità anche attraverso la sua fisicità, ma anche la sua fermezza nel doversi difendere da quello che è un processo che sta affrontando con grande impegno, con grande risolutezza, con grande convinzione di essere effettivamente se stessa, di portare avanti un discorso in cui crede. Sì, posso. Sì, sì. Artemisia entra nel processo come teste, non come parte lesa. L'avvocato Sciattesi, incaricato dal padre, stende l'atto di costituzione e si costituisce appunto Orazio Gentileschi per assassinamento. Si rivolge al pontefice e chiede giustizia perché è stato assassinato. Perché se ad un uomo si toglie l'onore, si toglie tutto. E poi contestualmente denuncia anche il furto di un quadro ad opera sempre di Agostino Tassi e di un altro amico comune, Cosimo Cuorli. Ora, Artemisia, come tutte le donne, nel diritto, nel sistema processuale della Roma del primo Seicento, non può costituirsi in giudizio, non è lei la vittima. La denuncia, quando deciderà di farla 10 mesi dopo i fatti, la farà il padre, appunto,
ed è lui che denuncia il proprio assassinio. Lo sverginamento della figlia costituisce l'assassinio per Agostino, ed è, scusatemi, per Orazio, ed è Orazio che chiede giustizia. Allora Artemisia Gentileschi entra nel processo come teste, ecco perché viene torturata, primo processo pubblico, con tanto di visite ginecologiche, alla presenza dei giudici, dei notai. Soprattutto maschi. Certo, certo, tranne le due ostetriche, diremo oggi. E poi viene sottoposta a tortura, perché la tortura non è una punizione, la tortura è uno strumento di accertamento, di consolidamento della prova. Sotto tortura la teste, Artemisia, deve convalidare le accuse del padre. Ora, passo che abbiamo letto, che riguarda proprio l'udienza centrale, quella del marzo del 12, quella dove a Artemisia verranno apposte i sibilli o la sibilla, a seconda le varie trascrizioni, noi abbiamo Artemisia che così caparbiamente, no, afferma la propria realtà, ma in realtà è che non è una situazione assolutamente facile, perché non è un caso chiaro. Dallo stupro alla denuncia del padre sono passati 10 mesi. In questi 10 mesi si è maturata una relazione tra Agostino Tassi, che non è l'ubriaco che ha preso Artemisia dietro l'angolo di un cantone buio. Agostino Tassi è amico del padre, è collega, è pittore, è più bravo del padre in prospettiva, e il padre le ha affidato la figlia per insegnarle un po' di prospettiva, è il suo maestro. Tra la ragazza che ha 17 anni e Agostino Tassi, che è un bel maschio, riccioluto, basso ma tarchiato, c'è un gioco di interesse. Agostino Tassi, una ragazza a 17 anni, una ragazza che cerca marito, non è una bambina ingenua, non dobbiamo ragionare con la nostra ottica. E molto probabilmente si è instaurato anche un gioco di seduzione, soltanto che quella ragazza voleva essere sposata. 15 giorni prima, quindi dopo la denuncia del padre, questa, dopo poi lo sverginamento, scusate il termine, ma è il termine giuridico, quello che si trova negli atti, c'è questa relazione che dura per 10 mesi, poi il padre denuncia e inizia il processo. Questa denuncia sarà motivo di rottura tra Artemisia e il padre. Artemisia non la perdona al padre, gliela perdonerà solo quando il padre sarà in punto di morte e lo raggiungerà a Londra, come gliela ricordavi tu. 15 giorni prima di questa udienza, in cui Artemisia schiaccerà, resisterà alla sibilla, Artemisia, di nascosto dal padre, è andata a trovare Agostino Tassi in carcere. Perché Artemisia credeva, ha creduto in quei 10 mesi, che sarebbe stata sposata, come Agostino Tassi le ripeteva. Quindi voi capite bene che in quei 10 mesi, di fronte a una promessa del genere, una ragazza di 17 anni ha tutto il tempo di innamorarsi, di credere a quelle, e ci ha creduto fino all'ultimo. Che cosa cambia in questi 15 giorni? L'unico modo di estinguere il reato all'epoca era proprio il matrimonio. Sì, ma questo può essere, come dire, il pensiero di Agostino. Invece noi ci dobbiamo calare per un attimo nel pensiero di Artemisia. Artemisia crede in questa possibilità. Il problema è che 15, pochi giorni prima, in quell'arco di tempo tra la visita notturna in carcere e l'udienza di cui abbiamo letto una pagina, Artemisia viene a sapere in modo certo, attraverso il proprio avvocato,
che quell'uomo non la potrà sposare mai, perché non è vedovo come va dicendo, ma era già sposato, abbandonato dalla moglie, cosa simpaticissima, voglio dire, dico scherzando, simpaticissima, ma per dirvi del livello intricato, questa prima moglie abbandona il Tassi prima paga dei sicari per cercare di ammazzarla, per vendicare il proprio onore, non ci riesce, alla fine decide di prendere i soldi che il nuovo protettore della moglie fedigrafa gli offre, se piglia sta soldi e se ne va a Roma, dove va dicendo a tutti d'essere vedovo e alla fine se ne convince tanto, no? È una delle sue smargiassate. E quindi, però, questo perché l'ho detto? Perché mi piace ricordarlo, perché da un lato spiega la forza di Artemisia, di questa ragazza che è stata in qualche modo abusata due volte, stuprata due volte, la prima forzata ma poi ingannata per 10 mesi, e quando scopre l'inganno la reazione è forte, è tremenda, quella di reggere una tortura confermando le accuse. E poi perché i rapporti tra le persone non sono mai banali, non sono mai facili, non sono mai semplici. Questo è il compito della letteratura, no? Dice, ah beh, è stata stuprata, allora c'è chi ha torto e chi ha ragione, bianco e nero. Qui siamo nel regno del grigio. E questo bisogna attraversare. La letteratura, a differenza di altre forme di comunicazione veloci, abitua ad andare in profondità le cose. E anche la tortura dei sibilli è interessante, perché la tortura che si dà ai maschi è quella dei tratti di corda, si lega la persona sotto tortura con le mani dietro la schiena, la corda è legata ad una carrucola, si danno i tratti di corda fino ad avere la completa lussazione delle braccia. Quando la lussazione avviene, la tortura finisce. Se quello ha retto e ha mantenuto la propria parola, quella viene data come certezza. Come la tortura dei sibilli, probabilmente i giudici perché l'hanno data e non... I sibilli sono delle cordicelle che si attaccano alle mani, poi con un randello si stringono sempre più, possono anche recidere i tendini, quindi provocare lesioni permanenti, oltre che il primo sanguinamento, si può andare anche in fondo. Allora, apparentemente è una tortura più leggera, forse in ragione del fatto che siamo di fronte ad una donna, e ad una donna ancora giovinetta, in tenera età, 17 anni, ma può anche essere una tortura molto più subdola dal punto di vista psicologico, perché tu stai lavorando sulle dita di una persona che si sente che è pittrice. Quindi c'è, come dire, da questo punto di vista una pressione psicologica molto più forte. Ecco, con quale logica ha operato il santissimo reverendissimo giudice inquisitore nel momento in cui ha disposto questo anziché altro? Ecco, questo per entrare nella complessità della materia. Abbiamo... No, io volevo entrare nel processo, credo che l'abbiamo individuato, perché poi è difficile selezionare, il libro è bellissimo, per cui è difficile anche selezionare i brani da leggere, anche per non svelare troppo, e entriamo proprio nella lettura, nel passo in cui c'è il processo ad Artemisia, se non erro il secondo brano che avevamo scelto, no? per incontrare, no, la forza di questa ragazza che ben ci descrive Raffaele, perché è vero, un lavoro magistrale di ricerca che non si percepisce, perché il romanzo, la storia prende il sopravvento su tutto, quindi da questo punto di vista di una piacevolezza, nonostante insomma anche la difficoltà in alcuni momenti, no, della lettura, per l'emotività, per la sensibilità degli argomenti trattati, ma davvero
un libro che un romanzo che rapisce. Entriamo al processo, andiamo al processo. Ditemi voi se non ho ragione. Esordì ad alta voce in serata attorno alla tavola del refettorio di Tor di Nova una volta che i commensali ebbero preso posto per la cena. Nessuna femmina dà la propria verginità con le buone. Nessuna. Certo che no. Dunque, anche voi, che come me siete uomini di mondo, proseguì Agostino, convenite sulla necessità di usare le parole giuste, magari una bella promessa di matrimonio. E se questa non dovesse bastare, convenite anche sulla necessità di forzare la mano. Proprio così la femmina si prende con le buone o con le cattive, asserì Giuliano Formicino, che si era adattato a fare da spalla alle smargiassate del Tassi. Dopo questo periodo, la vita di Artemisia si sposta a Napoli. Encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Matar a muchos hermanos y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo es hoy, Diosito te doy gracias. Me ha bendecido con tu gracia. Ha sido luz en mi desgracia. A mí me ha protegido de este mundo que es una falacia. Y por eso te doy gracias. Me ha bendecido con tu gracia, este mundo es una falacia. Yo todo te lo debo, te me he salvado de mil desgracias. Y yo te doy gracias por darme vida, por mi corazón puro, porque a ti mi ser sumía. El que habla, el que se mi silla, me ha salvado, el que me envida. Yo que estoy siempre, el que seguía. Yo que estoy con un propósito y eso tú me enviaste. Aunque el mundo vaya en contra, yo siempre voy a adorarte. Perdóname por yo pecarte, gracias por darme el arte. Y una familia que si caigo me levante. Aprendí que el dinero no es importante, la fama es un viaje a Marte. Pero juro que por siempre voy a amarte. Puede ser como yo soy hasta fallarte, pero Dios bendíceme. Este mundo que le hace falta buscarte. Y ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy. Tuve que pasar por mucho para llegar a donde estoy. Matarán muchos hermanos y sé que un día me voy. Así que si todo lo que tengo es hoy, Diosito te doy gracias. Me ha bendecido con tu gracia. Ha sido luz en mi desgracia. A mí me han protegido de este mundo que es una falacia. Y por eso te doy gracias. Me ha bendecido con tu gracia. Este mundo es una falacia. Yo todo te lo debo, te me he salvado de mi desgracia. Grazie Daniele, bellissimo. Siamo a Napoli, nella Napoli spagnola, e quindi il passaggio è stato sottolineato meravigliosamente dalla voce e dalla musica di Daniele Di Lauri. Grazie. Sì. Io mi alzo perché voglio avere il piacere di guardare in viso, quantomeno di farmi vedere gli amici che sono lì. Sì, questo romanzo in realtà è diviso in due parti. La prima ricostruisce la vicenda imprescindibile dello stupro qui a Roma. La seconda parte invece è centrata su Napoli. Perché in realtà io non sono il primo a scrivere di Artemisia Gentileschi. Ci sono almeno tre romanzi meravigliosi. Nel 1947 Anna Banti fu la prima, poi 99 Alexander Lapierre, 2002 con Mondadori, 2002 esce Susan Vryland con un'altra casa editrice che è un'ammiraglia della nostra produzione culturale, che è Neri Pozza. Allora che senso aveva muoversi con
tra l'altro una onesta, prestigiosa, raffinata, ma piccola, media casa editrice napoletana, quale Colonnese Editore, con un nuovo romanzo. Perché evidentemente c'era bisogno, io ho visto l'opportunità di dire delle cose profondamente diverse dai tre romanzi precedenti, altrimenti non avrei fatto la fotocopia del ritratto di Artemisia, per giunta partendo da una posizione di svantaggio editoriale con una piccola casa editrice. E quali sono questi vantaggi? Il primo era restituire Artemisia Gentileschi a stessa, oppure lo stereotipo della stuprata che si vendica, della donna che dipinge solo per raggiungere la gloria artistica. E l'altro era di restituire Artemisia Gentileschi a Napoli. A partire da Anna Banti, che scrive un romanzo di un lirismo meraviglioso, ma tutto lo scontro, tutto il romanzo è centrato sullo scontro tra Artemisia e i maschi, Agostino e il padre. E il romanzo finisce nel 49, quando Artemisia ritorna dal viaggio in Londra, in Inghilterra. Anna Banti non sapeva, nel 49 non si sapeva realmente se, come e quando Artemisia fosse morta, dove, quando, non si sapeva neanche chi avesse poi sposato dopo lo stupro, quale fosse il marito che in qualche modo avesse offerto un paravento riparatore, non si sapeva molto, e va bene. Invece Alexander Lapierre ha condotto delle campagne di studio estremamente interessanti. Io non avrei potuto scrivere il mio romanzo senza lo scavo archivistico di Alexander Lapierre, la quale ci dice che ha sposato Pier Antonio Stiattesi, fratello dell'avvocato che ha difeso il padre in processo, il quale ci dice quando e dove è morta Artemisia, a Napoli nel 53. Però paradossalmente anche Alexander Lapierre chiude il proprio romanzo nel 49, nel rientro da Londra a Napoli. Poi mette una noticina, mezza pagina, e ci dice che tornò in Italia, a Napoli, riaprì la sua bottega, la bottega è una scuola oltre che un laboratorio, riaprì la sua bottega e visse altri 14 anni di pittura. 14 anni, avete sentito bene, non 14 giorni o 14 mesi, 14 anni. Allora, se noi sommiamo i primi 7 anni, dal 30 al 37 in cui è stata a Napoli, agli altri 14, abbiamo superato il ventennio. Napoli non è una tappa come le altre città, come Firenze, Venezia, Genova, Londra, 3 anni qua, 2 anni là, 7 anni a Napoli, come sembra alla fine leggendo gli altri romanzi. No, Napoli è la seconda patria di Artemisia. 20 anni Artemisia è stata soltanto a Roma, da bambina però, fino a quando appunto dopo lo stupro si è trasferita a Firenze, poi è tornata per un breve periodo a Roma. 20 anni c'è stata a Roma, sì, da bambina, da ragazza, da adolescente. A Napoli c'è stata 20 anni da donna professionista. Napoli è la seconda patria di Artemisia Gentileschi. E allora quel taglio è fuorviante. Susan Vryland segue la scia, da questo punto di vista non dice niente di nuovo, niente di diverso, segue questa scia. E dunque, tra l'altro, il secondo periodo, considerare Artemisia dal periodo napoletano, leggerla alla luce di quei 14 anni che gli altri ignorano, significa anche avere due risultati. Una prospettiva più ampia sulla produzione artistica, perché è vero che Artemisia ha descritto il famosissimo, ha rappresentato più volte in più versioni il famosissimo episodio di Giuditta che sgozza Oloferne, oppure dei vecchioni che insidiano la giovane Susanna al bagno, ma non ha fatto solo questo, non ha dipinto solo questo.
battesimo di San Giovanni, l'Annunciazione, una serie di quadri anche di soggetto mitologico, Galatee, sono tutte di produzione successiva e consentono una visione più ampia di una donna che non ha dipinto soltanto per raggiungere la celebrità, ha avuto anche certo la oggettivizzazione catartica del proprio dolore in una certa fase, ma poi ha dipinto magistralmente anche altro, e ha dipinto non solo per sete di gloria, ma anche per dovere materno. Da Napoli partono le lettere, biennio 48-49, in cui chiede ad un mecenate, Antonio Ruffo, Calabro Siculo, di farla lavorare perché deve sposare la seconda figlia. La dote per la prima l'ha procurata, l'ha messa su, tornando in Toscana vendendo delle proprietà di famiglia. La seconda figlia è un problema. Dice: questo matrimonio m'ha scassata, scrive al proprio committente. Dice: quindi per cortesia, insomma, fatemi lavorare voi, ditelo ai vostri amici. Ecco, quindi siamo di fronte ad una donna che tiene bottega, cioè lavora, ha una squadra di apprendisti e lavora anche perché è madre e perché ha delle responsabilità da madre. Deve mettere su le doti per le figlie. Di questa figlia noi non sappiamo niente, della seconda. La prima, Prudenzia, fu in parte, per una certa parte della vita, anche impegnata nella stessa bottega materna a Napoli. La seconda non sappiamo niente, non sappiamo il nome, non conosciamo il nome, non sappiamo neanche chi abbia sposato in realtà, conosciamo solo il giorno del matrimonio e sappiamo che era un cavaliere dell'ordine di San Giacomo, e che vuol dire che era un aristocratico napoletano con quattro quarti di nobiltà. E allora ecco che restituire Artemisia a Napoli significa, cioè leggere quei 14 anni che gli altri ignorano, significa aprirsi ad una lettura meno stereotipata, meno scontata. Tra l'altro, due matrimoni significa anche mettere parenti, no? Ecco, a proposito della napoletanità di Artemisia, no? Sposa due figli a Napoli. Non è solo questione che c'è stata 20-21 anni, che sposa anche due figlie, quindi mette bottega, mette su una rete di relazioni. Ecco, il romanzo compie questo salto, cioè la parte romana, e poi tutta la vita è vista invece da quei quattro, da un biennio napoletano. E sono anche due parti strutturalmente diverse, perché la prima vede Artemisia oggetto di discorso. Artemisia è stata stuprata e tutta la prima parte ci racconta quello che io ho letto negli atti processuali, ma che qui diluisco, no? In quelle che sono le opinioni che si fanno, i discorsi che si fanno, dicevo, in osteria, i discorsi che si fanno in carcere, i discorsi che si fanno nella bottega di quelli che vendono i colori, i discorsi a tavola tra i cardinali, gesuiti, santi inquisitori, perché qui è coinvolto in questo processo anche Cosimo Cuorli, che è il foriere, è colui che è incaricato della manutenzione dei palazzi pontifici. Paolo V lo ha scelto personalmente, i Borghese sono coinvolti in prima persona, questo processo rischia, questa denuncia getta fango su anche la famiglia che esprime il pontefice. Ecco perché i giudici inquisitori sono scelti al massimo livello, e a un certo punto c'è anche bisogno di far presto, di chiuderla questa storia. Nella seconda parte, e quindi qui troverete anche, insomma, trivialità, ma anche linguaggio paludato della diplomazia, su come si possa chiudere un processo
con una condanna in favore di reo. E la seconda parte invece è diversa. La seconda parte c'è la parola passa ad Artemisia. La seconda parte è prevalentemente Artemisia che ormai avanti negli anni, donna matura, 50 anni, si è fatta conoscere e adesso da quel punto di vista può ripercorrere la propria vita. È lei che ci darà la sua versione. Grazie. Grazie. Staremo ad ascoltarti a ore. E invece quante vite vive Artemisia Gentileschi, no? Che poi pagine. Un po' quante vite viviamo tutti noi. Quante vite può contenere il corpo di una donna? In estate Artemisia avrebbe compiuto 56 anni e dunque era nel pieno diritto di chiederselo. Era giunto anche per lei il tempo in cui l'esigenza di trarre un bilancio della propria esistenza sorgeva spontanea, imprevista. Ogni giorno, più volte al giorno, a Andrasatta. Non era la prima volta che si interrogava sul senso della propria esistenza. Lei era la preda e la sua una vita piena di inciampi. Non era una vita soltanto quella sua, ma tante esistenze in un corpo solo, tante esistenze che si erano susseguite, diverse, distanti le une dalle altre, seppure contenute tutte nel suo corpo. Era mai possibile? Bellissimo. È mai possibile una vita unica con tante sfaccettature, tante vite? Ognuno di noi vive tante vite, no? tanti momenti. Per Artemisia forse a maggior ragione, no? Possiamo parlare di tante vite. Lei fa riferimento al suo corpo, fa riferimento alle sue esperienze. Però ti volevo chiedere, rispetto anche al mondo dell'arte, no? Perché abbiamo adesso un'Artemisia matura, un'Artemisia affermata, rispettata nel mondo della pittura, dell'arte, ha tante committenze. Abbiamo visto che i maggiori committenti sono appunto ecclesiastici. Cosa è cambiato o cosa riscontri di simile nel mondo dell'arte? Mi riferisco non soltanto alla pittura, ma dell'arte in generale per la donna. Cioè, la donna riscontri abbia le stesse difficoltà, è cambiato qualcosa o ha una fatica maggiore nel farsi apprezzare in alcuni contesti particolarmente complessi come può essere la pittura, la scrittura, non solo il semplice mondo dello spettacolo. Posso aggiungere pure io qualcosa? Questa frase finale che ha letto Maria Antonietta era possibile, lei lo rivolge alla figlia. Quindi quando si trova a confronto con un'altra anima femminile, lei incomincia a ritrovare se stessa e questo messaggio di ritrovamento lo passa alle figlie. Quindi ha un dovere materno che viene fuori in questo modo. Lei si chiede se era possibile, infatti chiede, ma è possibile che esista la reincarnazione? Lei crede all'anima. E lei in quel momento mostra di avere un'anima. Sì, sono riflessioni diverse, interessanti. Tu mi trascini su un territorio, Angela, che è di tipo
sociologico, ora io non pratico il mondo dell'arte contemporanea, non sono un pittore, non sono nei circoli, non so quindi se e quale difficoltà oggi incontrino le donne. Posso dire che sono ben felice, indipendentemente dalla coloritura politica, che abbiamo una Presidente del Consiglio donna, che abbiamo avuto una Presidente della Corte Costituzionale donna, che abbiamo astronaute donne, che abbiamo avuto Presidenti del Senato, della Camera donne, che abbiamo avuto Presidente della Confindustria donne, e io la smetterei di distinguere tra uomini e donne. Vorrei che avessimo persone capaci nei posti giusti. Anche nell'arte. Ce la anche nell'arte. Tutti. Anche nell'arte. Cioè, penso che dovremmo un po' superare questo. Abbiamo già superato nei fatti. Superiamolo anche nella riflessione. Certo, poi ci vogliono più asili, questo è un altro discorso. Come? Piacere. Ciò che è auspicabile non è ciò che avviene. Allora, tutti ritengo saremmo ben felici, perlomeno voglio dire in teoria, che non si seguisse questa dicotomia che vede prevalere, diciamo, i maschi nei posti di comando e le donne invece nelle retrovie, perché quello che succede, che lei ha citato, sono eccezioni. Signora, io adesso ripeto, non sono un sociologo e quindi non ho dei dati statistici. Posso dirle, faccio l'insegnante oltre che lo scrittore, e sono una sparuta minoranza pur insegnando in un liceo, quindi mi trovo bene con le donne, valuto le persone e il loro valore. Ne abbiamo, per fortuna, io non penso che le donne in posizione di comando siano minoranze, siano mosche bianche. Sono contento che, spero appunto che possano sempre esserlo di più e dare un contributo positivo. Devo dire, certe volte, ad esempio, mi capita di osservare certe volte che delle negatività di comportamenti tipicamente maschili le ho riscontrate anche quando quelle cariche le hanno ricoperte figure femminili. Faccio un esempio banale, sono stato per un certo periodo della mia vita impegnato in strutture universitarie, nella docenza universitaria, devo dire che certo baronato maschile, quando ho visto delle poche ordinarie donne, ho avuto la percezione che lo atteggiamento da barone lo avessero ugualmente le donne quanto gli uomini. Non l'ho apprezzato molto, quindi voglio dire, andrei un po' oltre. Poi che c'è una storia ovviamente di sfruttamento, di dolore, di posizione, questo nessuno lo nega, si è superata, si sta superando. Andiamo, però ripeto, qui stiamo per ragionare di un romanzo, stiamo per presentare un romanzo, stiamo per ragionare anche in termini di qualità della narrazione, di capacità di... Ecco, io dicevo prima qual era un po' il motivo per cui su Artemisia valeva la pena scrivere ancora un romanzo, proprio perché c'erano rispetto a questa donna dei doveri, bisogno di riconoscere qualcosa oltre le facili etichette. E questa è un elemento di fondo. Artemisia è una donna che ha avuto, ecco, una cosa, una domanda che prendo spunto dalla tua domanda, perché invece mi piace
ricordare quanto sia stato difficile per Artemisia fare la pittrice nel 600 e quanto questo discorso di emancipazione della donna abbia dovuto pagare anche venendo a compromessi con il proprio corpo. Siamo in una fase in cui le donne stanno acquistando posizioni in società a partire dal Rinascimento. Abbiamo delle poetesse. Nel 600 abbiamo anche le prime pittrici, Artemisia non è l'unica. Ma qual è il livello di compromesso, allora sì, con uno schiacciante potere maschile? Io non posso dimenticare che Artemisia molto spesso si autoritrae e non soltanto perché le modelle costano caro, ma anche perché i committenti vogliono l'immagine del suo corpo. È una donna bella, ma è una donna famosa proprio per quella vicenda del processo, per quella sensualità su cui si è tanto chiacchierato. Quando dopo lo stupro si trasferisce da Roma col nuovo marito Stiattesi a Firenze, Michelangelo Buonarroti il Giovane, che è uno dei primi che su lettera del padre, insomma, le dà dal lavoro, le fa affrescare una volta di una propria residenza e le chiede un ritratto, un autoritratto di sé nuda. Ecco, gli eredi del Buonarroti, di fronte a tanta nudità così esibita, chiameranno un altro pittore per mettere qualche velo. Ora c'è un soggetto, e vi racconto questo aneddoto che io, cioè, che è una, diciamo, interpretazione che ho dato scorrendo la produzione di Artemisia. Il soggetto dei vecchioni che insidiano una fanciulla al bagno è uno dei tanti soggetti biblici che l'aristocrazia ecclesiastica o laica utilizza per portarsi un po' di pornografia nel salotto di casa, nella camera da pranzo, la camera da letto. Siamo in un contesto in cui non c'è la fotografia, non c'è la pornografia, c'è la pittura. Se vuoi un nudo, ci sono dei soggetti biblici, ecclesiastici, quindi diciamo insospettabili, che però offrono. La Susanna viene rappresentata col seno nudo. Guardate che la specializzazione dei pittori nell'eseguire questa nudità è tale che Orazio Gentileschi ha inventato un'amalgama particolare tra uova, tuorlo, corle e cose varie per far risultare brillanti, più brillanti i capezzoli. E poi per evitare che col tempo l'effetto si perda. È una ceralacca di cui è una particolare mistura di cui Orazio Gentileschi è particolarmente geloso, custode. Ora Artemisia Gentileschi il suo successo ce l'ha, ma molto spesso si dipinge, si autoritrae nuda. Molto spesso promette ai vari committenti non soltanto il quadro commissionato, ma anche un proprio autoritratto, un proprio ritratto, perché l'immagine della donna in qualche modo veicola anche il lavoro, l'attività professionale. Ma di tutte le Susanne che Artemisia va dipingendo nel corso degli anni, ce n'è una che è straordinaria. È una Susanna del 49. Ora, a parte il fatto che la prima Susanna databile tra il 1610 e 1612, quindi probabilmente anche prima dello stupro, è straordinaria perché Artemisia interpreta quello che le sta accadendo, ragazzina tra i 16 e i 17 anni, che si sente pressata, guardata, insidiata, perché in questa prima versione i due vecchioni che insidiano la ragazza al bagno non sono due vecchi, ma è uno giovane riccioluto, quarantenne,
anche meno, e l'altro è un vecchio calvo, e sono Agostino Tassi e Cosimo Cuore, il furiere del Papa, l'altro amico del padre, oltre che il furiere del Papa, il quale induceva Artemisia a darsi ad Agostino. Perché? Era tanto amico, altruista? No, perché la voleva per sé. Soltanto che siccome lui era vecchio e calvo, per ottenerla voleva che prima cadesse col giovane e poi poterla ricattare. Questo si evince dagli atti. Ora, c'è invece una Susanna del 49, nel periodo napoletano, quindi vedete, Artemisia riprende un soggetto classico che hanno usato in tanti, lo rivive in una dimensione soggettiva, ne fa un capolavoro straordinario, proprio perché estrinseca questo mondo interiore. Ma il mondo interiore lo estrinseca anche nel 49, quando la prospettiva non è più ravvicinata di questi due maschi che stanno sulla ragazza presi in primo piano, così opprimenti, no, d'un pericolo, ma il campo si fa più largo, si vede anche sullo sfondo un po' di natura. Poi c'è questa donna, questa ragazza, nella vasca, nella tinozza, nel bagno, i due vecchi stanno dietro, ma ecco che secondo me Artemisia si è adesso che è donna affermata, c'ha 50 anni e passa, è donna affermata e si piglia la libertà di beffeggiare la committenza, perché questa volta il braccio con cui la donna copre le proprie nudità non lascia scoperto un seno sul quale poter mettere lo smalto sul capezzolo, ma copre entrambi i seni. Allora, se tu committente hai ordinato questo quadro perché te volevi come tradizione, te volevi mettere un nudo in camera da pranzo, Artemisia Gentileschi, ormai matura, forte, affermata, t'ha fatta fissa. No? Ha affermato la propria dignità di donna e d'artista, non cedendo più a quel compromesso che invece aveva segnato tutta la sua carriera, in cui addirittura non una modella qualsiasi, ma se stessa offriva alla visione degli altri. È un riscatto bellissimo. È una donna libera, è una donna affermata, è una donna che ha mostrato il suo valore. Potremmo dire l'alter ego femminile di Caravaggio, no? Perché diciamo il pregio di Artemisia Gentileschi non è inferiore al Caravaggio. Quindi è una donna apprezzata, ma una donna che si trova a riflettere su tanti aspetti della propria vita, quante vite, sul termine di fratellanza, che non ha però un corrispettivo femminile, cioè non si ritrova la sorellanza, che peraltro insomma ha un valore estremamente positivo, che poi la porta ad andare a correre pericoli molto, molto seri mentre si addentra in alcune zone di Napoli, sempre spinta spontaneamente da un sentimento di sorellanza per un'altra donna. È una donna però anche sola. A un certo punto della sua vita si ritrova appunto a riflettere su quanti amori abbia custodito il suo cuore e su quanto sostanzialmente si senta sola. La figlia è sposata, una donna affermata, c'è una bellissima scena di Artemisia che guarda i fuochi pirotecnici e si capisce anche nella citazione che fa Raffaele del mondo culturale che è fervido nella città di Napoli e come intellettuali, artisti, scienziati in qualche modo fossero vicini tra di loro, comunicassero, Artemisia e Galileo Galilei per esempio.
Quindi la solitudine di Artemisia Gentileschi, io vorrei che lo leggessimo questo brano e comprendessimo un po' da vicino, attraverso appunto le parole dell'autore, la potenza, no? La sensibilità di questa donna che, devo dire la verità, esce raccontata mai banale, mai scontata. Io ti ringrazio perché è uscita da quello stereotipo, no? Di pura femminista antelitteram legata semplicemente alla vicenda dello stupro. È un'artista fantastica, un'artista bravissima, meravigliosa, che aveva da moderna, che aveva bottega e che aveva da insegnare a tantissimi artisti del suo tempo. È stata quindi colpa mia se adesso sono sola. Quanti amori può custodire il cuore di una donna? Quanti amori ha custodito il mio? Cosa si dirà di Artemisia Gentileschi? Io, adescatrice irresistibile, tale sarò per sempre. Una gentilesca, anche per i vermi che verranno a possedermi quando sarò cadavere. Provo Artemisia a distogliere lo sguardo dalle acque torbide di quei ricordi e di quei presagi. Sollevò il viso verso il cielo in cerca di brezza fresca e di stelle, con gli occhi colmi di lacrime. Tra quelle stelle si riconobbe ragazza, tra le braccia di Agostino, quando felice dal letto della sua stanza inquadrava il rettangolo di cielo stellato. Colori, in cuor suo la fantasticheria che le stelle potessero essere tutte a colori, tutte di straordinari colori, i colori delle stelle. Perché Galileo Galilei scoprì che le stelle erano davvero colorate. Sì, è una domanda? No, io aspettavo un attimo il prof che aveva detto che voleva no, ci sono collegarsi. Ci sono delle considerazioni che voglio fare su quello che hai detto tu prima, sui fuochi di artificio. Sì, perché praticamente questa sensibilità di Artemisia nel momento che osservava questi fuochi di artificio, e lei come se rientrasse in se stessa e facesse queste riflessioni così profonde e molto belle. Ma c'è anche un altro passaggio alla fine del libro che è bellissimo. Anche voi, conte, avete la passione per i fuochi d'artifici? Io li adoro, perché custodiscono in sé il segreto della vita. Cosa intendete, donna Artemisia? Volevo dire che questi zampilli di fuoco sono tutt'uno con la vita, nello stesso attimo in cui appaiono e si offrono al piacere dei vostri occhi, già adesso si negano, scompaiono. Così è la vita, crudelmente effimera, la gioia nella vita di noi creature mortali. È bella e passeggera, proprio come il fulgore dei fuochi, un bagliore istantaneo che si consuma e non lascia altro che la memoria di ciò che è stato e che già non è più. Bellissimo. È una donna che devo dire, è una donna che è consapevole della sua forza interiore. Sì, è un passaggio bellissimo, davvero bellissimo. È una donna matura. Tra l'altro io mi scuso in anticipo, ma vedete il registro linguistico in questa seconda parte, quando Artemisia prende la parola e anche sa farsi anche lirico, a parziale compensazione dei primi capitoli in cui invece, ambientando le vicende in osterie e in camerate di galera, il turpiloquio è dominante, talvolta sembra anche invadente, ecco. Ma volevo, insomma, ti possiamo affidare il compito di chiudere tutto con una lettura, perché tu leggi divinamente. Grazie. Ti conosciamo, perché avendo già visto la tua forza nella lettura, questa 162, pagina 162. Sì, quanta fatica lei era stata. Siamo qui, c'è proprio la consapevolezza di Artemisia che comincia a riflettere sul suo passato, su quella che è stata la sua vita, fa un bilancio, insomma. Oh, beh, io, se tu mi permetti, vorrei leggere un altro passo. Sì. Volevo salutarvi con Artemisia, che poco prima che osservi insieme
al conte Onate, vicere, il nuovo viceré, se non ricordo il nome, il nuovo viceré di Napoli, poco prima che osservi i fuochi d'artificio. Siamo sempre in questa notte di San Lorenzo, siamo a Palazzo Reale di Napoli, di dove c'è il Giardino Pensile. Il Giardino Pensile allora, nel 649, era in costruzione. In parte era già pronto, l'altra parte in fondo verso il porto, verso Molo San Vincenzo, era ancora da finire, da rifinire. Ecco, io immagino che Artemisia, stanca di sto corteggiamento di vecchi cardinali e di aristocratici avanti con gli anni, si sia un po' voluta allontanare e davanti all'acqua scura, ancora i fuochi d'artificio dovevano iniziare, dove il lucore delle fiaccole sistemate non arrivava, abbia un po', adesso che era anche sola, no? Aveva sposato la seconda figlia, quindi aveva completamente esaurito alcune vite, morti i figli, sposata Prudenzia, il primo marito l'aveva poi abbandonata, quindi una vita che è passata, poi una seconda figlia avuta con un altro uomo, di cui non sappiamo niente, dicevo prima, quindi comunque... Fa un bilancio adesso che sta invecchiando sola, dopo aver avuto ai propri piedi uomini potenti. Fa un bilancio davanti a quel mare buio in attesa dei fuochi d'artificio. È stata dunque colpa mia se adesso sono sola. Quanti amori può custodire il cuore di una donna? Quanti amori ha custodito il mio? La reputazione delle mie figlie è salva. Il sangue blu dei più nobili casati d'Europa scorre nelle loro vene e ancora più scorrerà nei loro discendenti. Ma che cosa si dirà di me? Che cosa si dirà di Artemisia Gentili? Maschi vigliacchi imploranti le mie carezze per un coito, subito dopo mi rinfacceranno di non essere rimasta asciutta ed avere intagliato corna a mio marito con lo scalpello, oltre che col pennello. Maschi vigliacchi sottomessi all'istinto del possesso per scaricare su di me la colpa della loro animale debolezza, diranno che sono stata io a vellicare il loro desiderio, io adescatrice irresistibile. Tale sarò per sempre, una gentil esca, anche per i vermi che verranno a possedere il mio cadavere. Ecco, io ho messo in bocca ad Artemisia quello che poi in realtà sarà un marchio di infamia che questa donna si porterà dietro per tutta la sua vita e anche per molti anni. Oggi noi la celebriamo, abbiamo un recupero che nasce a partire dal 1916 con gli studi di Longo, il recupero di Caravaggio e dei Caravaggeschi, quindi anche di Orazio e di Artemisia Gentileschi. Ma ci sono stati secoli in cui Artemisia è stata ignorata e soprattutto i suoi contemporanei l'hanno considerata donna facile, quel gioco che io faccio di don gentil esca. In realtà è il verso di un sonetto che fu pubblicato prima metà del 600, adesso non ricordo esattamente l'anno, mi perdonerete, parlo a braccio, e fu pubblicato ed era uno di quei sonetti con i quali si chiacchierava dopo lo scandalo del processo, no? Si parlava di questa donna. Voi immaginate che l'uomo che l'ha sposata, il fratello dell'avvocato Pier Antonio Stattesi, non è che fosse innamorato, si era preso 400 ducati di dote, era una bella somma consistente, rischiava il carcere per insolvenza a Firenze, quindi trova comodo
questo matrimonio. Pensate che quando poi Artemisia avrà una relazione con un rampollo di un'aristocrazia, di una famiglia aristocratica fiorentina, e la chiacchiericcio si farà molto alto, e il marito che esalta le virtù della donna presso questo giovane. Chiacchiericcio si fa molto alto, la famiglia sti attesi, Artemisia e il marito si trasferiscono nuovamente a Roma, ma l'amante fiorentino va a trovare con la compiacenza del marito. Il problema è che a un certo punto gli vanno a fare le serenate, sindaco, anche sotto casa. Allora sto povero Stiattesi, no? Per quanto fosse ben disposto ad approfittare dei vantaggi economici senza troppo pretendere, ma un po' di decenza, un minimo, la voleva pure lui. Insomma, a un certo punto, di fronte a queste provocazioni sotto la finestra, una sera a Roma scende a casa e finisce a duello, finisce a primo sangue. E sarà solo a questo punto che Piero Antonio Stiattesi abbandona Artemisia con la sua figlia, quella che era rimasta, la prima figlia, e non se ne saprà mai più niente, quindi non si rivedranno mai più. Okay. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie, io credo che Artemisia Gentileschi avrà ancora tanto da raccontarci, sì, da dirci, e soprattutto grazie a te Raffaele per essere venuto qui questa sera, è stato un piacere ascoltarti e sì, davvero un onore sempre quando ci onori della tua presenza. Io voglio ringraziare tutti voi che siete qui venuti questa sera, un bellissimo modo per trascorrere una parte di questo fine settimana, di questo sabato. Ringrazio il Lions Club Bolivalli del Sele, ringrazio i ragazzi del liceo scientifico Antonio Gallotta di Eboli, ovviamente ringrazio Lucilla Polito che è delegata alla cultura del comune di Eboli, e ultimo ma non per ultimo, giusto per chiudere, ovviamente il Cavaliere Barra, e chiudiamo con il sindaco di Eboli Mario Conte nei nostri ringraziamenti. Non ringrazio te perché tu sei per chi desidera acquistare il libro ci sono io qui che il libro disposto. È bellissimo e vale la pena veramente di essere letto con attenzione, è un romanzo di una grande potenza linguistica e narrativa. E, è un bel percorso, è un bel modo per imparare e divertirsi e apprezzare uno stile molto fluido e raffinato come quello di Raffaele Messina. Grazie a tutti, grazie a voi tutti e buon fine alla prossima, spazio libero.